Sì, mi sono fatto la barba e no, questa non è una parrucca, sono i miei capelli. Sì, mi sono tinto. Tutto questo solo per fare un cosplay. Negli anni siti come Wish, AliExpress e simili, negli anni li ho spulciati più che adeguatamente comprando ogni tipo di articolo e ultimamente comprando anche vestiario e accessori. E devo dire che gli ultimi ordini che ho fatto sono stati molto soddisfacenti. Vediamoli. Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of AliExpress. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. E a proposito di accessori, io partirei proprio con quelli. Uno dei primi oggetti che sicuramente mi viene in mente quando ho acquistato su Wish e AliExpress sono stati questi paio di occhiali. Occhiali che non uso praticamente mai, anche se quando li ho acquistati li usavo parecchio e questi sono pieni di polvere. E ovviamente li usavo come accessorio e devo dire che quando avevo i capelli lunghi questi rendevano molto meglio. Ora non credo che li userei più così spesso e quindi direi di toglierli. Altro oggetto che comprai con mia grande sorpresa, devo dire, su Wish fu invece questo orologio a cipolla. Bellissimo, molto dettagliato e funzionava alla grande fino a che non si è scaricata la batteria e ad oggi non ho ancora avuto modo di andare a sostituirla. È molto molto bello. Come potete vedere, comunque a livello di dettagli è fatto molto bene. E c'è stato il mio periodo in quinta superiore che questo me lo portavo sempre dietro. E nonostante da quando si è scaricato io non me lo porti più così tanto in giro, quando ci sono quelle serate un po' eleganti, questo qua fa la sua porca figura. Poi, altro acquisto inutile. Questi tre anelli, questi sono quegli anelli con scritto magnetici che ti aiutano a dimagrire. Un po' sono stato incuriosito dalla cosa, un po' anche dal prezzo, ma su tre ordini che ho fatto non è arrivato uno giusto, non mi va su nessun dito, quindi non saprò mai se mi aiutano a dimagrire o no. Anche questi sono tre bracciali che in foto mi piacevano un sacco. E devo dire, comunque, anche dal vivo non sono male, ma questo è un filo stretto. Questi sono molto più piccoli di quanto sembravano in foto. Non che ci sia molto da sorprendersi, effettivamente. Però, sai, quando ti bloccano un po' la circolazione, poi inizi a pensare, forse effettivamente potevo pensarci un attimo. Altra cosa che mi ricordo di aver preso su un sito in cui non entro più veramente da una vita, Mine in the Box, avevo comprato questo orecchino. Quando mi feci il mio primo buco, uno degli orecchini che subito avrei voluto era uno di questi. Non l'ho usato più così tanto questo orecchino, ma perché con il lavoro che facevo prima, ovvero ristorazione, accessori così non li puoi tenere in cucina e quindi non mi mettevo assolutamente nulla. Mentre i prossimi accessori, diciamo che più per i vestiti, me li prendevo per gli zaini. Come ad esempio queste piccole spille. Cioè, sincero, anche non mettendole da nessuna parte, spille del genere fanno sicuramente la loro figura. Anche perché magari alcune sono solo estetiche e non hanno un vero significato. Altre invece per me ce l'hanno e come. Per il momento non ho ancora trovato lo zaino giusto su cui metterle, ma appena lo troverò, queste ci andranno sicuramente sopra. Gli ultimi due accessori che effettivamente non si indossano sono questi due portachiavi, uno di Persona 5 e uno di Berserk. E ora passiamo ai vestiti veri e propri per poi passare ai cosplay. La prima delle maglie che comprai su AliExpress fu proprio Send Nudes, maglia che già vi ho mostrato l'altra volta. Gli ultimi vestiti che ho ordinato si trovano tutti in questa busta e partirei con il più sobrio di tutti. Apriamola ed eccola qui, una maglietta con tutte le maschere di Persona 5. Questa, appena l'ho vista, mi ci sono innamorato. La prossima invece, apriamola. Questa ve la posso mostrare solo da qua in giù, ma diciamo che è molto bella come maglietta. Aggiungo solo questo. Anche la prossima non è da meno. Eccola qui. Anche questa direi che è meglio coprirla. Povera Inata, cosa gli faccio fare? Ed infine l'ultima, basterebbe solo questa immagine per farvela capire. Ma ovviamente la apriremo noi.
Ma che spettacolo che sono! Ed insieme a questi ordini ho comprato anche questo. Apriamolo. Sono un paio di occhiali. Ma non un paio di occhiali qualsiasi. Sono appena diventato un meme master. Io continuerei il video così, vi giuro. E quasi quasi lo faccio. Questa, a differenza delle altre, è una felpa e mi è stata regalata. Ed è una felpa dell'organizzazione 13 di Kingdom Hearts. Chi me l'ha regalata mi conosce abbastanza bene. E io sto morendo di caldo. E parlando dell'organizzazione, per Lucca Comics io comprai questo cosplay. Sì, ho fatto Roxas di Kingdom Hearts grazie a questo completo. E no, quel giorno non mi sono tinto di biondo, ho comprato anche la parrucca. Ma parlando appunto di parrucche e capelli, il motivo per cui mi sono tinto di nero è stato proprio il cosplay di Joker di Persona 5. Effettivamente questa giacca senza il collo alto non rende. E io con questi occhiali sto diventando cieco piano piano. Però posso infilarmeli nel taschino. E con questo è tutto. Anzi no, ancora una maglia è rimasta. Ma questa non è della mia taglia. Quindi signori, io vi ringrazio tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Voi comprate abiti su siti come AliExpress, Wish, Milano, tanti altri simili? Ditemelo pure. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.